Alberto Maschio, presidente dell'Associazione Isolani Albergatori, il primo bilancio della stagione è quello che si riferisce al mese di agosto. Allora, è un mese che ci ha dato un po' di conforto, numeri importanti, direi livelli quasi del 2019, c'è un calo percentuale nell'ordine dell'1%, quindi insomma poca cosa, e questo ci aiuterà sicuramente al raggiungimento di quegli obiettivi che ci eravamo prefissati alcuni mesi fa per quanto riguardava questa stagione complessa e difficile, di un calo del fatturato che non superasse il 50%. Le previsioni invece per la prima quindicina, perlomeno del mese di settembre? Allora, il mese di settembre è sempre stato un mese fondamentale. Come insegniamo, i mesi centrali servivano per coprire i costi e le code per far guadagno per le imprese della stagione estiva isolana. Il mese di settembre quest'anno è sicuramente ancora più difficile degli anni precedenti. È un mese in questo momento un po' a rilento, complice sicuramente l'aspetto meteorologico che in questi giorni non aiuta a creare quel volano, quella voglia di vacanza per la prossima settimana, visto anche il periodo breve di anticipo sulla prenotazione molto sottodata che ha caratterizzato questa stagione. Credo che anche l'assenza di eventi importanti come è successo l'anno scorso, dove in occasione delle frecce tricolori, delle show, abbiamo toccato picchi del 98% di occupazione per quel sabato a metà settembre, quest'anno l'assenza di appunto questi eventi importanti di richiamo creeranno un deficit occupazionale per quanto riguarda le nostre strutture che vedo difficilmente colmabile con i pochi eventi in calendario. Quanto possono contribuire anche nell'immagine internazionale le notizie che stanno uscendo sui nuovi contagi in Italia? Ma questo è l'altro timore, noi siamo legati in questo momento all'aspetto meteorologico, ma l'aspetto mediatico del tantam che si sta ricreando nuovamente sul rincorrere cifre e numeri di contagi chiaramente non aiuterà e non agevola la serenità di chi pensa di far vacanza. Confermo che in questo momento venire a Jesolo è assolutamente sicuro, ma mi sento di dire in tutta la costa adriatica e quantomeno quella veneta, per cui potete venire in vacanza sereni che sappiamo come accogliervi.